Rieccoci, riproviamo. Vai, Ludo, vai. Buongiorno a tutti. Vai. Una sola persona. Però è sicuramente un ottimo utente per questo sistema. Lei veramente... Buongiorno al vostro inviato Amarino Magno. Amarino, ci sei? Allora, sì. Da dove sei collegato? Come viene? Mi capita dal rettore a Ciarata, insomma, chi c'era dall'altro lato? Stamattina sono venuti al rettorato, poi cominciamo, abbiamo fatto gli scherzi, quindi ora non so mai chi c'è effettivamente dall'altra parte. Vai, vai, GD. Spiega, spiega. Allora, insomma, siamo collegati qui con il nostro ufficio di Sette Camille, del Tecnopolo di Cortino. Avremo modo di testare la funzionalità del sistema domotico, che consiste nel controllo remoto, il controllo a distanza, in questo caso dell'illuminazione di un appartamento, delle luci di un appartamento, che è un particolare modo moderno, che riproduce la pianta di un appartamento, 5 stanze, un ingresso, una camera da letto, una cucina, un bagno e una terrazza. Sono inoltre possibile controllare il vetro LCD posizionato posteriormente al modello, facendo diventare trasparente o opaco a comando. Prego, potete divertirvi e giocare con l'interfaccia web. Vai. Accendi le luci dall'altra parte del Roma. Guarda. Sì, è stato acceso l'ingresso. Ho provato ad accendere, ma avere più cose contemporaneamente. Ah, oh, beh. Eccessivamente, più altro. Potevi notare la reattività dell'impianto domotico. Lo proviamo anche dalla televisione, aspetta, Rodolfo. Sì, sì. Ecco qua, con la televisione facciamo giocare Matteo. Guarda, ciao Rodolfo. Guarda. Ciao. Sì, sì, ma guarda di là. Sì, no. Guarda di là. Fai ok? Ok. Non so che stai controllando. No, erano... Cucina, stai sulla cucina. Ecco la vedi. Camera da letto 2? Camera da letto 2, no, non la vedi, c'è troppo. No, perché la seconda luce. Usa cucina luce. Che non è controllabile attualmente, ecco qui. No, sì, c'è il browser con la connessione. No, c'è come si no, qua è caduto. Ah, ricarico allora. Fai qua. Ricarica. A fianco? Vai. No, da casa, da casa. Tu vai. Stai continuando lì a giocare? Prima lo stavo guardando. Giallo. Ecco qua, vai. Allora, prendi e guarda dopo quanto si accende di là. Abbiamo un ritardo di attuazione inferiore a mezzo secondo. Ovviamente con condizioni di rete buone, cioè senza ritardi di rete o contatto. Se però tu pensi che qui in mezzo ci sta il ritardo del sistema, trasmissione internet, video Skype, è sì, abbastanza impressionante il fatto che in così poco tempo. Queste sono reti internet diverse, qui siamo sul GAR, lì non siamo più sul GAR, questa è una rete elettrica, quella è un'altra rete elettrica, ma dal punto di vista logico l'impianto lavora a un livello virtualizzato e quindi io potrei anche fare sì che con questo pulsante lo riprogrammo e gli accendo una luce a lui. Perché